Come ti hanno scelto a fare Mangiafuoco in Pinocchio di Benigni? Ma veramente Mangiafuoco, prima di me si parlava di Pavarotti, poi si parlava, non lo so, ma di aver sentito anche Dario Fo, una cosa del genere, non ne sono sicuro su Dario, ma Pavarotti sì. E un'altra pure che si parlava che doveva farla era Lando Buzzanca. Ah, Lando Buzzanca. Poi, col tempo, perché se parlate di 7 mesi di questa cosa, io avevo fatto comunque 2 film già con Benigni. Già con Benigni e cose, ma non c'entravano niente perché loro cercavano il grande nome, cercavano Pavarotti e cose. Cioè. Quindi io non ci pensavo proprio, non c'entrava. Invece dopo o non si sono messi d'accordo o che cosa è successo con la produzione, Benigni ha pensato a me alla fine. E quindi mi hanno chiamato dicendomi questa parola, benvenuto nel Pinocchio. Io ti devo dire la verità, ma non me l'aspettavo proprio. Non ti posso neanche dire, stato wow, mamma mia, faccio Pinocchio. No, è stato quasi normale, perché è come se man mano ho incominciato a capire come si era accompagnato da un destino favorevole. Sì. E quindi perciò poi vado a ringraziare Dio tutte le mattine. Cioè certe cose non è che avvengono, le ho cercate, non ho cercato niente, mi è venuto tutto addosso sta roba.